Eh sì ragazzi, ora l'avventura veramente sta per iniziare, sono le 4 del mattino, fa freddissimo, giusto il tempo di prendere quello che ci occorre e poi via di corsa al porto di Tropea perché veramente all'alba dovremo stare là e iniziare la pescata. Buona prima! Ora sì ragazzi che l'avventura può iniziare, una splendida giornata di mare ci aspetta qui in questa meravigliosa terra calabra. Andiamo ragazzi. Siamo ragazzi, circa 6-7 miglia di navigazione e Valerio ha fermato la barca. Valerio, perché ci siamo fermati qua? Facciamo una prova. Bene, com'è il fondale, com'è la conformazione? 200 metri, sabbia, fango, roccia. Zona ideale per tentare i totani, i grandi totani. Ok, iniziamo. L'azione di pesca in questo caso è piuttosto semplice. Si cala fino a fondo, dopodiché si comincia a tirare a bassa velocità. Perfetto, l'importante penso che sia trovare la fascia dove i pesci stazionano, dove i totani stazionano. L'azione di pesca in realtà è molto semplice ed è questa: noi caliamo la nostra totanara fino al fondo, in questo caso 170 metri, giusto Valerio? Circa. È possibile che il totano si attacchi e attacchi la totanara anche in fase di discesa. Dopodiché, arrivati sul fondo, inizia una risalita più o meno lenta e durante questa fase verosimilmente avremo gli attacchi dei totani. Beh, Torino, sicuramente il volantino di profondità, quindi l'utilizzo dei mulinelli elettrici qui in Calabria, a mio avviso, va sempre di più sviluppandosi. Sì, guarda, è una tecnica che da un po' di anni oramai, anche qua da noi, sta cominciando ad avere ottimi risultati ed è praticata veramente da tanta gente. Il motivo, presumo, sia per le caratteristiche proprio tipiche del vostro mare, un mare estremamente profondo, che consente di pescare anche a distanze dalla costa piuttosto limitate, di pescare a profondità 200, 300, 400 metri. Esatto, abbiamo dei punti dove veramente basta allontanarsi poco da riva e avere già delle profondità molto interessanti veramente. C'è poi questo mulinello comunque che va veramente bene, un mulinello che già parecchi amici lo hanno acquistato e hanno veramente trovato la differenza in confronto a prodotti, come dicevamo, sì, magari sì, esatto, prodotti con costi elevati, in questo caso il prodotto assolutamente accessibile. Un prodotto coreano, come dicevamo questa mattina, che permette veramente di fare ottimi lavori per questo tipo di pesca. D'altronde, Tonino, in questa tecnica di pesca non ci sono. Non si può fingere, se il prodotto non è buono, il prodotto non dura, si rompe immediatamente perché si ferma perché lo sforzo è veramente tanto. Esatto. La
La pesca, qualsiasi tecnica pratichiamo, è fatta di dinamismo. Ci siamo spostati, la prima posta l'abbiamo provato sui 200-250 metri, non abbiamo avuto abboccate. Ora ci siamo spostati, qualche miglia di navigazione, e siamo qua su un fondale di 600 metri. Qui, ragazzi, veramente il gioco si fa duro e la pesca diventa impegnativa. Sì, come ha toccato il fondo, il totano ha gradito, eccolo qua. Ora vedete la canna piegata al massimo e le pompate del pesce. Guardate su 500 metri d'acqua che cosa ha aggredito la nostra totanara, ragazzi. Una cattura veramente importante, sembra un mostro preistorico. Cioè, guardate, un mostro, ragazzi. Doccia. E vai. Grande capitano. Oh, e andiamo. Ragazzi, un pesce, una preda come questa non è buona da mangiare, e allora mi sembra corretto e mi sembra giusto ridarla alla profondità, all'abisso. Pesce vivissimo, eccolo qua, via! Prendilo, ragazzi. Sì, ci abbiamo avuto un altro attacco, però Valerio si è staccato, non è rimasto agganciato, ma questo in questa tecnica di pesca è possibilissimo, succede. Peccato, sicuramente era un altro pescione, un altro esemplare grande. Ecco, siamo arrivati sulla posta e inizia la calata. Un'altra allamata. È lui, un'altra allamata. Quindi a 300 metri, ragazzi. Seguono dal fondo e salgono. Comunque, ragazzi, due canne in pesca, due allamate. Siamo già intorno ai 50 metri. Sta per arrivare su. Il pesce adesso pompa sempre, Tonino. Il pesce, guarda, fa una pressione enorme, la canna fa un lavoro mostruoso e il mulinello non si ferma sotto il minimo sforzo. Eccolo qua, gli ultimi 5 metri di sicurezza, li recuperiamo a mano. È dura, vero, Tonino? Durissima, guarda.
pesce pompa, ora dovremmo cominciare a vederlo. Eccolo qua, Tony. Tony, un altro mostro. Guardate ragazzi, un altro mostro degli abissi, eccolo qua. Guardate i colori particolari, guardate le pulsazioni della pelle, veramente bello, sono dei veri mostri questi qua. Mitico Tim Linier. Ecco qui ragazzi, un altro rilascio e ci portiamo sull'altra canna che è probabilmente un altro totano aggredito l'esca. Eccolo qua. Beh, anche questo non è propriamente da spaghetti, ragazzi. Oggi non si parla di spaghetti, ma comunque si parla di rilasci. Si parla di rilasci e di pesci veramente spettacolari. Guarda quanto è bello, che colore! Bellissimo, veramente splendido. Ragazzi, non va, porca miseria, troppo grandi, non riusciamo pure questo, l'abbiamo dovuto liberare e anche questa volta dobbiamo rinunciare a uno spaghetto al totano spettacolare. Vabbè, sarà per un'altra volta che dobbiamo fare. Ci siamo ragazzi, il capitano nuovamente ci ha portato sullo spot e noi facciamo un'altra gala, vediamo quello che succede. Eccolo qua ragazzi, eccolo. Volevamo un totano da spaghetto e ancora una volta Valerio, il nostro mitico capitano, ci ha portato in uno spot per prendere un totano da spaghetto. Eccolo qua, questo non lo rilasciamo, questo ce lo mangiamo. Bene ragazzi, e dopo i totani ora ci spostiamo, il nostro capitano ci sta portando in un altro spot dove tenteremo la cattura degli occhioni o le pezzogne come vengono definite, una pesca divertentissima in grado di farci apprezzare dei pesci spettacolari e buonissimi fra l'altro da mangiare se avremo la fortuna di agganciarne qualcuno bello. Il sistema pescante di base rimane lo stesso, quindi mulinello elettrico, quindi canna, in questo caso una power boat da 12 a 20 libbre, la montatura anche questa è estremamente semplice, un trave in fluorocarbon dello 0,80 massimo 0,90, un'asola ad un capo di lenza, 6-8 terminali in fluoro dello 0,50 con ami piuttosto minuti, questo è importante perché l'occhione ha una bocca molto piccola ed è necessario per garantirci delle buone abboccate utilizzare degli ami piccoli. In questo caso stiamo utilizzando degli ami in alluminio estremamente leggeri. Il fatto che siano rossi non è di certo casuale perché questo è il primo colore a sparire nelle profondità marine. Tutto qua è estremamente semplice, alla fine del sistema pescante una robusta girella con moschettone e una piombatura adeguata. Questo è quanto utilizzeremo noi in questo approccio di pesca.
Siamo sullo spot, ragazzi, mentre arriviamo intanto inneschiamo. Niente di meglio che dei calamaretti. Un'esca estremamente visibile e gradita da questi pesci. La passiamo 2-3 volte ed è pronta. Un'esca tra l'altro peraltro resistente, robusta. Siamo con lei che chiama i nostri pesci, vero? Sicuramente lo strobo quando si pesca in profondità aiuta tantissimo. E adesso caliamo che il nostro comandante ha segnalato. Ha detto già pesci. Vai, molla di là. Accompagniamo il calamento. Sì, ci abbiamo avuto le prime mangiate, chiaramente dobbiamo attendere perché stiamo pescando con 6 ami e pertanto è necessario attendere per cercare di tirare su dal fondo e di catturare più pesci. Questa è la tecnica giusta, questo è l'approccio giusto sicuramente. Sì, quando la vetta ci segnala la mangiata, sicuramente è conveniente dare una, due ferrate e attendere poi un'altra mangiata. Ecco il pesce, ecco qui, il pesce sta toccando. Eccolo qua, un piccolo. Una piccola. No, è un mafrone. Sì, è un. Quello che viene definito pagello bastardo. Pagello bastardo. Forse uno l'abbiamo perso. Ecco, anche Tonino c'ha sicuramente il pesce. C'è, ragazzi. Te l'ho detto, ma guarda, è pure un bel pesce, mi sa. Se uno è un bel pesce. Che ce n'è più di uno. Secondo me ce n'è più di uno.
questa bella menzogna. Eccola qua ragazzi, guardate che bella. Questo già è un pesce che possiamo ritenere bello. Guarda, piano piano piano, questa è un bel pe... sicuramente una bella preda questa. Guarda, guarda. Sì? Guarda, lì da dentro. Sì. Ci siamo quasi, 33 metri, guarda Valerio, guarda che... Da delle belle testate. Che testate. Sì. Egli da brutto, di brutto, sì, eh? Sì, dai. Sì, dai, forza. Ma è un totano, sembra proprio un totano. Big Fish ragazzi, oh, no! Guarda, recupera, recupera. No, abbiamo perso, raga. Ma si è slamato qua, Sì, si è slamato quando è arrivato. Qua se n'è andato un bel pesce. Peccato, veramente peccato. Oggi gli occhioni grandi decisamente non vogliono mangiare, ma va bene uguale, va bene così. Bene, il sole sta tramontando ed ora è arrivato definitivamente il momento di salutare gli amici che hanno condiviso con me questa bellissima giornata di pesca. Tonino, Diego, Carmelo, il capitano Valerio, grande, che ci ha portato e guidato nei punti, negli spot di oggi, dove abbiamo potuto veramente condividere una giornata di pesca spettacolare. Bene, si conclude allora così questa avventura in questo splendido mare calabro, ma la pescata ci è piaciuta veramente molto, il posto anche e la compagnia ancora di più. Ed allora questa è una promessa, noi di Passione Pesca sicuramente torneremo per condividere con questi amici in questo splendido mare un'altra bellissima avventura di pesca. Per il momento è tutto ragazzi, alla prossima.
Beh, ragazzi, per chi non lo conosce, per i pochi che non lo conoscono, venire qui in Calabria e non venire a trovare, soprattutto non affidarci all'amico Tonino Russo, che da circa 20 anni, certo, gestisce nel migliore dei modi questa splendida realtà dedicata a tutti gli appassionati di pesca. Certo. Tonino, la nostra è stata una tappa d'obbligo, certo, e siamo venuti qua. Certo, io ringrazio veramente tanto, intanto Stefano Passerelli, che è una persona che qua insomma è molto conosciuta e molto apprezzata. Bene. E allo stesso tempo ringrazio veramente anche l'amico Federico della Linea F, che ormai più che un rapporto di lavoro c'è anche un rapporto quasi... È un amico, lo possiamo, sì, tranquillamente, è veramente un amico. Ma esatto. Bene, la novità di quest'anno è questo mulinello elettrico dedicato per la pesca a bolentino di profondità, che ha la capacità di contenere una treccia tra i 5 e gli 800 metri per una pesca che in Calabria comunque va tanto, che è la pesca al bolentino di profondità, ma nello stesso tempo anche per la tecnica ai calamari o ai totani. Beh, sì, Tonino, sicuramente nel panorama dei prodotti Linea F mancava un gioiellino come questo. È importante ricordarlo, è importante dire che questo mulinello viene prodotto dalla Banaz, un'azienda coreana in grado di realizzare veramente dei prodotti di qualità, cioè, di prima scelta, certo, di qualità. Certo. Un prodotto, aggiungerei io, veramente necessario in queste acque profonde, perché noi oggi abbiamo pescato fino a 700 metri, e insomma sono profondità importanti, e questo mulinello si è comportato nel migliore dei modi. Esatto. Quindi Tonino, promosso a pieni voti. Caspita, assolutamente. Sempre nella filosofia di Linea F, un mulinello di qualità, esattamente, ma a un prezzo veramente accessibile, perché, a tutti. Bravo, veramente, e tu è importante ricordare che attrezzi di questo genere possono arrivare a costare veramente molto. Beh, Tonino, sicuramente il mulinello rappresenta una pedina importante, ma rappresenta sicuramente una sfaccettatura di un mosaico estremamente complesso e vario, che è quello dell'accessoristica della pesca. Certo. Quindi parliamo di trecce assolutamente ed ampiamente collaudate in tante tipologie, certo, di pesca, certo, e possiamo dire trecce affidabilissime. Di qualità, sezione tonda, trecce che non assorbono acqua, quindi veramente con le caratteristiche necessarie per praticare queste tecniche di pesca in grado di mettere veramente a dura prova la nostra attrezzatura tutta. Ed è per questo che ovviamente girelle, moschettoni, ami, monofili, fluorocarbon, tutto il sistema pescante deve avere delle caratteristiche molto importanti, quella di resistere a sollecitudini veramente, veramente a volte estreme. Abbiamo visto oggi. E sotto questo profilo possiamo dire che il test è stato ancora una volta superato in maniera egregia. Certo. Benissimo. Grande, veramente. Grande giornata.